un altro saluto oggi e vi saluto da un posto molto speciale, molto particolare. Sono a Cabo da Roca e praticamente sono nel punto più occidentale d'Europa. Sono adesso da questa parte perché c'è un vento fortissimo là sopra che soffia veramente molto forte. È impossibile quasi stare e soprattutto mi volerebbe via il telefono, è un disastro. Comunque là in alto c'è un pilone con una croce sopra con la targa che appunto dice che siamo nel punto più occidentale d'Europa e lì si fanno tutti quanti le fotografie ricordo e c'era un sacco di gente, un sacco di persone che sono lì per farsi le foto. Io intanto sto passeggiando un po' qua lungo la scogliera cercando di fare attenzione soprattutto non cadere perché non so se vi rendete conto qua sotto com'è, adesso non sono proprio sul bordo ma volevo andare lì dove ci sono quei due ragazzi, li vedete quei due ragazzi là? Ecco, volevo andare lì perché secondo me è un posto figo, ci deve essere un bellissimo panorama. L'idea è quella di rimanere qui, là in fondo c'è l'orizzonte, l'idea è quella di rimanere qui per vedere il tramonto, però non so se riuscirò a stare qua così tanto a lungo. Forse se mi metto qui al riparo e mi riposo un attimino potrei anche riuscirci. Di certo da là sopra no, è impossibile, anche perché il vento, seppur non faccia freddo, ti gela le ossa praticamente, per cui non è fattibile. Intanto mi godo queste atmosfere particolarissime, le scogliere sono molto belle e si sente il fragore del mare sotto dell'oceano che si frange contro le rocce, è veramente una cosa pazzesca. Io intanto cerco di guardare dove mettere i piedi e mi avvio verso quello sperone perché mi piace moltissimo. Lo so che qualcuno a casa starà pensando che sono un pazzo, ma tanto del resto dovrebbero già esserci abituati, quindi non è questo il problema. Vedete che assolutamente le rocce sono favolose, pazzesco. E poi invece da questa parte c'è la gente là sopra e c'è il dirupo sotto, per cui è proprio bello e molto suggestivo, molto, molto particolare. Sono quasi qua praticamente, ci sono più su due pietre. Dietro di me la gente la sopra. La vallata qua dietro tra l'altro è molto verde, qua è una zona molto, molto verde, mi piace molto anche per questo. Ritorno indietro. Vedrò di non starci molto. Comunque la mia paura era che qua tirasse un vento fortissimo perché dicevo poi dopo se arrivo lì e tira vento come faccio a rimanere in piedi, e invece vedo che è abbastanza, l'aria è abbastanza tranquilla, basta solo trovare il giusto punto dove passare e dove mettere i piedi, tipo qua, ecco così. Hopla, hopla, hopla. Ah. Mamma mia. Vabbè, dai. Intanto vi porto con me, no? Perché altrimenti poi mi dite sempre che sono in giro per il mondo, che sono sempre dovunque, invece così almeno ci siete anche voi con me. Wow. Guardate che roba, è assolutamente spettacolare, spettacolare. Io a questo punto farei una cosa, da Cabo da Roca vi saluto, così dice Cabo da Roca, perché lo dicono con la R un po' così, vi saluto e domani sarò
a Sintra per visitare un po' di palazzi, un po' di luoghi interessanti vicino alla città. Sono venuto fino a qui oggi perché dicono che domani pioverà. Io spero di no, perché il cielo comunque si sta aprendo, è tutto blu. Io spero che domani il tempo regga, che faccia bello. E intanto che cos'altro dire? Niente. Se per caso veniste in Portogallo, se avete in programma un viaggio a Lisbona, Sintra è collegata benissimo con il treno, per cui potete tranquillamente fare una gita in giornata, anche volendo fino a Sintra, e dalla stazione del treno c'è il bus 403 che con 4,15 euro praticamente vi porta fino a Cabo da Roca. Il bus 403, tra l'altro, percorre la strada costiera e continua poi fino a Cascais, per cui volendo può essere una buona idea per fare questo sperone, questa punta che si propende verso l'oceano. Io spero di avervi dato un buono spunto e per chiunque avesse intenzione di venire nei prossimi mesi o prossimamente comunque in viaggio in Portogallo, potete tranquillamente scrivermi per chiedere consiglio, per sapere come fare, come ho fatto a spostarmi, i costi, informazioni varie, quello che volete. Io sono a vostra disposizione e intanto mi raccomando, continuate a sognare e continuate a viaggiare. Ciao a tutti quanti!